Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. E arriva dall'estate, da cosa lo capite? Dai miei sfondi che così stanno cambiando dal verde al bianco al giallo, non si capisce, insomma, però diciamo che sfruttiamo i colori dell'estate, almeno così ravviviamo un po' i video. Quindi oggi video acquisti, e sarà un video acquisti in particolare della Lidl. Sapete che hanno fatto, se non lo sapete ve lo dico, hanno fatto delle offerte molto interessanti per quanto riguarda la cartopazia, e quindi giustamente mi sono fiondata subito appena hanno messo queste offerte. Adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, bustona Lidl, io adoro Lidl. Scontrino gigante, così vi dico i prezzi nel frattempo. Allora, partiamo subito da questo cubo, il blocchetto di post-it, ed è il blocchetto quello trasparente di plastica, e ci sono 800 post-it. In realtà lo volevo prendere, ecco, cubo portafoglietti si chiama, lo volevo prendere con i foglietti colorati, ma in realtà non c'erano, e quindi mi sono dovuta accontentare di questo bianco. Tanto quando li finisco, quando li finirò tipo tra 30 anni, potrò comprare quelli colorati. L'importante era appunto che avessi il cubo quello di plastica, perché ho sempre questi fogli sparsi, non so dove metterli. E questo l'ho pagato 1,99 euro. Poi ho comprato la colla, che è la colla della Brit, ed è praticamente una colla universale. E non volevo prenderla perché in realtà di colle ne ho tante, anche se le sto quasi finendo tutte, e ne ho presa una dai cinesi, tipo l'ho pagata 2 euro e non attacca praticamente nulla, e mi sono fidata della marca, e una signora mi ha anche detto: "Oh, questa è buonissima, prendila. Vabbè, signora, non ti conosco, però ti credo sulla parola, visto che l'avevi provata. E questa l'ho pagata 1,49 euro. Quindi, se questa è migliore di quella dei cinesi, un baffo ai cinesi, la Brit va benissimo. Poi ho preso le graffette. Queste qua sono 60. E sono appunto le paper clip, e quelle che noi utilizziamo per metterci sopra qualcosina per le agende. E ho deciso per il colore, però poi alla fine sono andata sul rosa, molto semplice. Mi piace anche la confezione in cui sono conservate, e appunto sono andata sul rosa fucsia, insomma non si capisce se è un rosa. E queste le ho pagate 1,29 euro. Allo stesso prezzo ho preso anche le altre graffettine, che sono queste qui, le mollettine, e sono 20, 5 grandi e 15 piccoline, e sono queste qui appunto che si utilizzano per sempre per l'agenda, ma anche per altri usi. Poi ho preso i quattro pennarelli, sono quattro pennarelli indelebili, uno nero, l'altro rosso, l'altro blu e l'altro verde, e questi li ho pagati 1,49 euro. E poi in ultimo di queste cose più piccole ho preso i fogli per plastificare, e appunto sono un set di fogli da 120 pezzi, e di cui poi, vabbè, a parte io che cerco di non riprendermi, ok, 40 sono in formato A5 e 80 sono in formato personal, 10x15, anzi mi sa che sono proprio più piccoli del personal, sì, perché il personal è 9,5x17, quindi non lo so che formato è, per le foto, ecco, vabbè, e sono folli insomma per plastificare. E poi quello, insomma, il motivo principale per cui sono andata alla Lidl per le offerte, adesso non so come farvelo vedere, praticamente è questo set qui, non so se riuscite a vederlo. Sono 6 scatole della dimensione di 38x27x16 cm, e sono appunto venute queste 5,99 euro, 6 scatole, quindi poco meno di 1 euro l'una, diciamo 1 euro l'una. Sono delle scatole di cartone, quindi penso insomma che la qualità sia quella del cartone, non è che poi insomma sia il massimo, però mi sa che per le cose che comunque devo conservarci io, perché veramente non ho più spazio nel mio angolo creativo, vadano benissimo. Purtroppo è rimasta solamente questa fantasia con i fiori. La fantasia non è il massimo, però tra quelle che c'erano, diciamo che
erano rimaste, era quella insomma migliore, e ci conserverò per la maggior parte gli stampi in silicone, che non so più dove mettere, sono tutti quanti ripieni di polvere, quindi devo in qualche modo proteggerli. E poi, come ultima cosa, che però non l'ho presa dalla Lidl, è questo colore qui, è una tempera ed è bianco, sono 250 ml di tempera e c'è scritto tempera pronta, presa dai cinesi, pagata sempre pochissimo, 2,50 euro e sono 250 ml ed è appunto bianca perché mi serviva per la resina. In realtà non so che differenza ci sia tra questa, che si chiama tempera pronta, e la vernice acrilica che prendo di solito, quindi non so, la proviamo e vediamo un po' come sarà. E sicuramente non la finirò mai perché è tantissima. E devo comprare anche la resina che l'ho finita, però nel negozio che ho scoperto che c'è Lecce, che vende la resina e costa anche di meno rispetto ad internet, non ce l'hanno, è in formato piccolino, quindi devo aspettare. Quindi niente ragazzi, questi sono tutti quanti i miei acquisti, spero che vi siano piaciuti, spero che questo video sia stato utile a qualcuno e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!